Ciao, benvenuto in questo nuovo episodio di My Lovely Wolf. Allora, lo scorso episodio è stato molto adrenalinico perché siamo state attaccate da un giaguaro, quindi poteva finire molto molto male, ma Sebastian ci ha salvati tutti, visto che lui è un lupo e ha spaventato il giaguaro, fortunatamente. Continuiamo subito l'avventura, speriamo che oggi riusciamo ad arrivare al tempio, quindi iniziamo subito. Esteban tende la sua fiaschetta a Sebastian, invitandolo a bere. Da parte mia, tremo ancora. Abbiamo rischiato di diventare il pranzo di un animale. Solo Drogo sarebbe sopravvissuto mangiandosi l'animale a sua volta. Se solo non mi fossi allontanata dal gruppo per dare un'occhiata. Mi sento un po' in colpa. Anche Esteban e Samantha sarebbero stati divorati se Sebastiano non avesse gridato. Eh sì, Samantha sicuramente. Per essere un'avventuriera, manco davvero di prudenza. Preziosa? Sussulta al suono della voce di Esteban. Sono veramente agitata dall'incontro col giaguaro. Sono contenta di sentire la sua voce. La sua personalità allegra mi è spesso stata di grande conforto durante questo viaggio in terra sconosciuta. Sa sempre come risollevarmi il morale. La giovane guida si siede al mio fianco e mi offre un po' d'acqua, proprio come ha fatto con Sebastian qualche minuto fa. Lo ringrazio con un cenno del capo e bevo un sorso, faccio durare il piacere per non dover parlare. Ma Esteban mi osserva così intensamente che non posso stare in silenzio ancora a lungo. Cosa va? Tutto bene? Come vanno cosa? Sì, credo. Sono quasi diventata lo spuntino di un giaguaro. Mi riprenderò. Esteban mi dà un colpo di spalla con un sorriso curioso sulla faccia. Non sembra troppo convinto della mia aria spavalda. Questo ragazzo è troppo perspicace. Siamo stati fortunati ad uscirne. Il confronto tra uomo e animali selvaggi raramente va a nostro vantaggio nella giungla. Non avevo neanche un'arma da fuoco per difendervi. Male, male, dovevi pensarci a portarla. Sembra così sconvolto, così in colpa, che mi si stringe il cuore. So esattamente ciò che prova. Poso una mano sulla sua per confortarlo. Hai protetto Samantha e hai avuto dei buoni riflessi, impedendole di gridare. Meno male, va. Lo so, ma non sono stato abbastanza veloce. Se Sebastian non fosse intervenuto, chissà cosa sarebbe accaduto. Mi sento in colpa. Esteban si sta prendendo la colpa quando ha fatto del suo meglio per proteggere il team. Hai fatto tutto quello che potevi, non devi sentirti in colpa. Non tutti avrebbero avuto la tua presenza di spirito. Un sorriso debole sboccia sulle labbra di Esteban, ma non raggiunge i suoi occhi. Stranamente spenti. Poggio la testa sulla sua spalla e chiudo gli occhi. Ho bisogno di conforto e calore umano. Esteban mi dà un bacio amichevole sui miei capelli. Oh, ma che carino! Ho la mente altrove. No, non sono confusa proprio per niente. Mi chiedo cosa stia facendo Sebastian mentre sono seduta con il suo amico che secondo me un po' ci sta provando. Voglio vederlo, toccarlo. Ho davvero creduto di perderlo. Un lungo silenzio si installa, poi Esteban si allontana lentamente. Su col morale, preziosa, è ora di muoversi. Si è quasi fatto buio. Ha ragione, alcune stelle stanno cominciando ad apparire nel cielo colorato della sera. Non c'è un minuto da perdere. Mi aiuta ad alzarmi, mi tremano le gambe, ancora un po' scossa dagli eventi. Esteban ride e mi circonda le spalle per sostenermi. Ed è così che raggiungiamo il resto del gruppo. Samantha mi guarda male, tanto per cambiare. Drogo mi rivolge solo un sorriso impercettibile e Sebastian ci guarda a malapena. È ancora sconvolto anche lui, per caso? Quindi, senza dire una parola, afferra la sua borsa e ci fa cenno di ripartire. Mentre ci muoviamo, sento che l'atmosfera è cambiata. I suoni sono diversi, posso sentire gli animali notturni gridare, è come se stessimo andando in un altro mondo. Avanzo con prudenza questa volta.
Tutto il mio corpo fa male e la stanchezza intensa mi fa trascinare i piedi, ma non dimentico di stare allerta. Tutti sembrano persi nei loro pensieri e a parte i singhiozzi convulsi di Samantha, nulla turba il silenzio. Estraggo con cura la torcia dalla borsa. La luce del giorno è calata abbastanza da non permettermi di vedere più molto. All'improvviso arriviamo ai margini di un nuovo precipizio. Lo spettacolo del cielo che si oscura e il verde oceano che si apre davanti ai nostri occhi è magico. Mi guardo attorno, sentendo la tensione di queste ultime ore evaporare a poco. Esteban, tocca a te. Sei l'unico a conoscere esattamente la posizione del tempio. Esteban tira immediatamente fuori dal suo zaino mappa e bussola, aggrotta la fronte dalla concentrazione. Poi cammina fino al bordo del precipizio e regge una specie di cristallo traslucido che non avevo notato prima d'ora. Il sole sta tramontando all'orizzonte e la luna sta gradualmente prendendo il suo posto, scintillante nel suo bianco latteo. Guardo Esteban orientare il cristallo per catturare i raggi lunari, intrappolandone uno nella roccia. Ma che figata! Poi risplende in un fascio dritto e luminoso, verso la giungla sottostante. Quasi soffoco dalla sorpresa, quando appare un punto luminoso, tra gli alberi immersi nell'oscurità. Ma io lo volevo vedere! Il tempio di Katakilla, siamo quasi arrivati. Ce l'abbiamo fatta, ed era ora! L'eccitazione riempie la sua voce e mi riscalda il cuore. In una sola frase ha appena annullato giorni di stanchezza, tensione e disagio. Ne è valsa la pena, non vedo l'ora di arrivare io. Nessun esploratore ha mai forgiato la propria leggenda con facilità. Superare i momenti difficili fa parte del gioco. Mi sembra di diventare sempre più leggera mentre ci avviciniamo alla nostra destinazione. Non presto più attenzione a ciò che ci circonda, mi importa solo del tempio per il quale abbiamo superato tanti pericoli e siamo quasi morti. Arriviamo in una sorta di radura, abbastanza simile a quella in cui avevamo stabilito il nostro primo accampamento. Un enorme crepaccio la attraversa da parte a parte. Deglutisco, mi torna in mente un certo precipizio di non molto tempo fa. Esteban si ferma e illumina il crepaccio con la sua torcia. Fate attenzione, è estremamente profondo. Sebastian avanza per primo e unisce il raggio della sua torcia a quello del suo amico. Incredibile. Mi avvicino a mia volta, voglio vedere anch'io ciò per cui siamo venuti. Mi chino prudentemente. Ti prego, fa attenzione a non volare giù. Inizialmente non vedo nulla, è troppo buio. Emetto un gemito di frustrazione. E poi, all'improvviso, scorgo una luce argentata a scintillare sul fondo. E il tetto del tempio sembra estremamente ben conservato. È incredibile. Non ho ancora avuto occasione di esaminarlo. Mi sono limitato a mettere in sicurezza l'area l'ultima volta. Ho pensato di lasciare l'onore a te, hermano. No. Sono così eccitata. Non vedo l'ora di scendere in fondo a questo crepaccio. Mi chiedo come riuscirò a dormire. Vorrei quasi ballare dalla gioia. Sono così felice di essere arrivata. Tuttavia, vengo travolta da un pensiero dolce e amaro. Il ricordo della leggenda di Katakilla mi ritorna alla mente e mi rendo conto di quanto il suo prigioniero abbia dovuto soffrire. Impossibile fuggire da una prigione del genere. Un tocco leggero mi risveglia dal mio sogno ad occhi aperti. Volto la testa. Sebastian mi si è avvicinato e la pelle del suo braccio ha sfiorato la mia per qualche secondo. Sono colpita dalla gioia indescrivibile che leggo sul suo volto virile. È come se tutto il suo essere emanasse una luce. Le fiamme danzano nei suoi occhi d'ambra. È magnifico, e sorrido mio malgrado. È così bello vederlo finalmente sveglio, lui che sembrava tanto giù dopo l'episodio del giaguaro. Esteban gli dà una pacca sulla spalla, un lampo malizioso nei suoi occhi neri. Chiudi la bocca, hermano. Sembra quasi che abbia visto la donna più bella del mondo. Sebastian non risponde, ma vedo una fossetta formarsi sulla sua guancia. Mi chiedo se oggi non sia il giorno più bello della sua vita. Montiamo l'accampamento in un lampo, ricaricati di una nuova energia.
La vicinanza del tempio aumenta la nostra eccitazione e il nostro desiderio di essere già domani. Esteban inizia a preparare la nostra cena e io lo aiuto. Non che ci sia molto da fare, dato che la razione di stasera comprende soprattutto qualche biscotto secco e della frutta selvatica. Ma che bella cena consistente che fanno! Ho raccolto qualche bacca durante il cammino, sperando non soffrissero troppo durante il viaggio. Alcune di esse sono in pessimo stato, ma la maggior parte sembrano piuttosto commestibili. Ottimo lavoro, preziosa! Ci permetterà di cambiare un po'. E abbiamo gestito bene le nostre scorte d'acqua, grazie alla tempesta. Ti lascio accendere il fuoco? Ma sì, evviva, accendiamolo noi il fuoco. Era da parecchio che volevo mettere in mostra le mie abilità. Finalmente potrò mettermi all'opera. Mi sembra di essere salita di livello. Occuparsi del fuoco non è roba da poco. Basta sistemare bene i rami, i piccoli per accenderlo e quelli grandi per farlo durare. Alla fine non è andata troppo male e l'idea di essere io a riscaldare tutti i compagni di viaggio è gratificante. Tutti si raccolgono attorno al fuoco senza una parola. Ora che ci siamo sistemati, la fatica si fa sentire. Trattengo parecchi sbadigli, rifiutando di lasciarmi andare alla sonnolenza. Tuttavia, vedendo Samantha quasi dormire nella sua ciotola, dico che mi farebbe bene. Sperando che Esteban non si lanci in una delle sue storie terrificanti. Si siede comodamente, a gambe incrociate, con il suo solito sorriso raggiante sul bel volto determinato. Bene, visto che sembrate aver tutti un piede nella fossa, stasera vi risparmierò le storie dell'orrore. Grazie, ne siamo grati. Sebastian gli sorride. No, è il mio turno di raccontare la storia della buonanotte. Cosa? Sono così felice, sinceramente non me l'aspettavo questa. Stanca o no, sono sempre pronta ad ascoltare il mio bel professore. Ma spero di avere l'energia necessaria per ascoltare fino alla fine. Tanto tempo fa, il lago Titicaca era una valle fertile, abitata da uomini che vivevano felici e in pace. Avevano tutto ciò di cui avevano bisogno. Si nutrivano dei prodotti della terra e non conoscevano la morte, la fame, né altri sentimenti negativi. Gli Apus, gli dei delle montagne, li proteggevano, proibendo loro una sola cosa. Nessuno avrebbe mai dovuto scalare le montagne, dove bruciava il fuoco sacro. Scommetto che qualcuno invece l'ha fatto. Sorrido perché inizio a notare il collegamento con un'altra leggenda, ben nota da noi. Ma non interrompo, Sebastian. La sua voce, dolce e roca, ci affascina e ci cattura, e noi diventiamo volentieri prigionieri della sua magia. Per tanto tempo gli uomini obbedirono all'ordine divino, finché un giorno... Il diavolo, uno spirito maligno condannato a vivere nell'oscurità, chiese loro di provare il loro coraggio e andare alla ricerca del fuoco sacro, sulla sommità delle montagne. Era geloso dell'esistenza degli uomini, che vivevano nella luce e nell'opulenza. Così un giorno all'alba, gli uomini iniziarono a scalare la sommità delle montagne, ma a metà strada vennero sorpresi dagli Apus. Vedendo che gli uomini avevano disobbedito, decisero di sterminarli tutti. E come dargli torto? Migliaia di puma uscirono dalle caverne e divorarono gli uomini, che supplicavano il diavolo di aiutarli. Ma egli rimase indifferente alle loro suppliche, e ce credo. Non si sente volare una mosca, non posso fare a meno di ripensare all'incontro col giaguaro. Io penso alla stupidità umana in realtà. Che fosse un segnale di avvertimento? Rabbrividisco. Sebastian può pensare ciò che vuole. Tutti gli avvenimenti degli ultimi giorni sono stati piuttosto inquietanti. È normale incontrare delle difficoltà durante una spedizione del genere, ma l'elenco delle nostre disavventure si è stranamente allungato nelle vicinanze del tempio. Incoraggiato dal nostro silenzio attento, Sebastian continua la sua storia, mentre le fiamme si riflettono sulla sua pelle abbronzata. Vedendo ciò, Inti, il dio del sole, cominciò a piangere. Le sue lacrime furono così abbondanti che in 40 giorni inondarono la valle.
Solo un uomo e una donna riuscirono a fuggire su una barca. Ma quant'è affascinante questa leggenda. Quando il sole riprese a splendere, l'uomo e la donna non poterono credere ai loro occhi. Sotto un cielo azzurro si ritrovarono in mezzo ad un enorme lago. Tra le acque galleggiavano i puma, annegati, trasformatisi in statue di pietra. Wow! Chiamarono il lago Titicaca, il lago dei puma di pietra. Ma è bellissima! Sebastian smette di parlare e ci guarda uno per uno, osservando la nostra reazione. Sono affascinata, io amo le leggende. Pendevo dalle sue labbra per tutto il corso della storia. Ha davvero il talento per incantare il suo pubblico. Le sue classi lo dimostrano. Professor Jones, lei è davvero bravo a raccontare queste storie. Non mi piace lo sguardo luminoso che gli rivolge. Samantha è una seduttrice nata, li vuole tutti per sé. Il suo modo di torcere la bocca e gonfiare il petto quando parla con gli uomini non mi crea problemi, eccetto quando lo fa con Sebastian. Bevo un sorso d'acqua per nascondere l'irritazione. Il mio sguardo cade per caso su Drogo, seduto in disparte come al solito, ed è molto irritato. La sua espressione è stranamente preoccupata, mi si stringe lo stomaco. Sa qualcosa che noi non sappiamo? Dopotutto, nonostante si mostri un dilettante, non significa che lo sia davvero. Io gli vorrei parlare, per capirne un po' di più. La cosa migliore sarebbe domandarglielo direttamente. Non serve a niente fasciarsi la testa prima del tempo. Non riuscirò a dormire con la sensazione che ci stia nascondendo qualcosa. Mentre cerco di rimettere in ordine le idee, Esteban si alza, incoraggiandoci ad andare a riposare. Mi affretto a raccogliere le mie cose e montare la tenda, cosa che trovo più difficile dell'altra volta. Sono esausta. Con la coda dell'occhio noto Esteban sistemare la tenda di Samantha. Non sembra proprio disposto ad alzare un dito, tanto per cambiare. E quando mai? Allora, il suo comportamento mi infastidisce molto. Esteban è sicuramente il più esausto di tutti e mi sconvolge che Samantha approfitti in questo modo della sua gentilezza. Non ha proprio rispetto per l'uomo che le ha salvato la vita per due volte oggi. Ma Samantha, rispetto. Li osservo per qualche secondo, quando un'altra figura attira il mio sguardo. Un dolce calore si diffonde nel mio ventre alla vista di Sebastian, seduto in disparte. Noto che ha tirato fuori il suo manoscritto, che legge con grande concentrazione. Drogo, che fine ha fatto? Le sopracciglia aggrottate accentuano la sua espressione cupa. Sento il furioso desiderio di avvicinarmi a lui, ma qualcosa nel suo atteggiamento, una certa tensione sulle sue spalle, me lo impedisce. E ok, allora io mi fermo qui con questo episodio. Wow, ormai ci siamo. Il tempio è a due passi da noi, manca poco per raggiungerlo e non vedo l'ora che inizi quest'altra grande avventura, perché secondo me lì ci saranno tante trappole, trabocchetti, sarà veramente tanto interessante vedere quegli episodi. Spero comunque che questo sia stato di vostro gradimento, pollice in su se lo avete apprezzato, io vi mando un bacio, vi auguro una buona giornata e spero di rivedervi in un prossimo gioco. Ciao!